sono 89 le persone risultate positive al coronavirus in Calabria, 21 in più rispetto a ieri, 7 in rianimazione. I soggetti in quarantena volontaria sono 4.583. Varato il decreto Cura Italia, 25 miliardi di euro, tra cui 3 per la sanità, 340 miliardi di flusso per il credito. Santelli risponde alle polemiche, in Calabria c'è lavoro di squadra contro il coronavirus, Cotticelli sta lavorando al progetto emergenza senza protagonismi. Il sindaco Paolo Mascara annuncia, primo caso positivo alla Lamezia Terme, è un uomo di 50 anni proveniente da Bergamo. La Guardia di Finanza della Lamezia Terme ha sequestrato 905 mascherine di protezione individuale e denunciati due commercianti che le vendevano a prezzi alti fuori dal mercato. A Cassano Ioni un comitato spontaneo di cittadini lancia un'altra emergenza sanitaria, aumento decessi per gravi malattie tumorali.